con le telecamere di Fatti di Sport dal bocciodromo dell'Ausilium Saluzzo per la prima prova Elite individuale categoria A maschile. Trofeo Francesco Bertolotto, 79 formazioni iscritte, direttore di gara il signor Ruggeri Fausto. Sono partiti a Saluzzo, il bocciodromo Ausilium, le due semifinali della prima prova Elite Serie A individuale che vedete di fronte nel campo a noi adiacente Bruzzone contro Gigi Grattapaglia. Nella seconda semifinale Fabrizio De Regibus contro Picasso. Andiamo adesso in accosto Emanuele Bruzzone, pallina all'ultima riga, ottimo l'accosto. Gigi Grattapaglia che va in accosto, portacolori della BRB Ivrea, ottimo accosto. La seconda semifinale è Fabrizio De Regibus sul precedente accosto di Picasso che va in accosto, voce che gli rimane corta, mentre il campo adiacente Emanuele Bruzzone che va in accosto, anche lui un ottimo accosto. Ancora Fabrizio De Regibus che va in accosto. E fa solo il punto. E Emanuele Bruzzone che va in bocciata. Colpisce. E l'altra semifinale è Picasso che va in bocciata sulla corsa Fabrizio De Regibus e colpisce. Gigi Grattapaglia che va in bocciata sulla corsa di Bruzzone, anche lui colpisce. Fabrizio De Regibus che va in accosto dopo la boccia colpita da Picasso. Boccia che gli rimane larga, Fabrizio De Regibus in accosto con la sua ultima boccia. Boccia che gli scappa lunga. Picasso che va in accosto. Ottimo accosto. Picasso. E sono tre punti in terra per Picasso. Ricordiamo che Picasso è giunta a questa semifinale dopo aver passato la pool, si è aggiudicato il confronto con Levaggi, dopodiché Del Bene e stamattina Paolo Balabene, mentre Fabrizio De Regibus è entrato dalla pool, ha battuto Basilietti, Matteo Mana e Pautassi. Gigi Grattapaglia nella semifinale, prima semifinale che va in accosto, fa suo il punto. Emanuele Bruzzone va in bocciata, colpisce. Ancora Gigi Grattapaglia che va in accosto. Boccia che gli rimane corta. Ricordiamo che Gigi Grattapaglia è entrata dalla pool, ha sconfitto poi Melignano nei sedicesimi, Manolino negli ottavi di finale e Gasco nei quarti di finale.
Gigi Grattapaglia, che va imbocciata, colpisce. Emanuele Bruzzone, che va imbocciata. Bocciata che gli rimane corta. Ricordiamo che Emanuele Bruzzone, anche lui è entrato dalla pool, ha poi battuto Simone Mana nei sedicesimi di finale Capello e poi Ferruglio nei quarti di finale. Bruzzone che va in accosto, fa su il punto e si porta sull'uno pari. Nella seconda semifinale Fabrizio De Regibus, che va imbocciata sull'accosto di Picasso, colpisce. Fabrizio De Regibus con la sua ultima boccia in accosto. Un punto in terra per Fabrizio De Regibus, che si porta sull'1-3. Sull'accosto di Gigi Grattapaglia, Emanuele Bruzzone che va imbocciata, bocciata leggermente storta. Emanuele Bruzzone che va imbocciata, dichiarato pallino. Colpisce, tutto da rifare. Nell'altra semifinale sull'accosto di Fabrizio De Regibus, leggermente corto, è in accosto Picasso e fa su il punto. Fabrizio De Regibus opta per l'accosto. In balla, fa su il punto, anche Picasso opta per l'accosto, anche lui in balla, imbocciata Fabrizio De Regibus. Emanuele Bruzzone, anche lui dichiara pallino, boccia corta. Gigi Grattapaglia, tre bocce in mano, punto in terra, ottimo il suo accosto. Ancora Gigi Grattapaglia che va in accosto. Gigi Grattapaglia con la sua ultima boccia in accosto di mano. Sono 4 punti in terra per Gigi Grattapaglia, che si porta sul 5-1. Nell'altra semifinale Fabrizio De Regibus che va imbocciata sull'accosto di Picasso. Colpite. Picasso che va in accosto. Fa su il punto. Ultima boccia in accosto per Fabrizio De Regibus.
dove c'è fa su il punta, opta per la costa. Boccia che gli rimane larga e corta, De Reggi si porta sul 2-3 sulla bucciata di Emanuele Bruzzone, Gigi Grattapaglia che va in accosto. Boccia che gli rimane forse corta. Gigi Grattapaglia va imbocciata sulla boccia che è rimasta a far punto. Colpisce. Emanuele Bruzzone va imbocciata sulla sua ultima boccia di mano. Colpisce. Carambola anche sulla sua, quindi un punto in terra per Gigi Grattapaglia che si porta sul 6-1. Nell'altra semifinale Picasso, dopo aver fallito il primo accosto, va in accosto con la sua seconda boccia, fa su al punto Fabrizio De Regibus che va in bocciata. Non realizza. Fabrizio De Regibus ripete la bocciata. E colpisce. Picasso che va in accosto. Boccia che forse gli rimane corta. Picasso in accosto con la sua ultima boccia. Fa su al punto. Fabrizio De Regibus che va imbocciata con la sua ultima boccia. Colpisce e si porta sul 3-3. Sulla prima semifinale Gigi Grattapaglia che va imbacciata sullo costo di Emanuele Bruzzone. Colpisce, un punto in terra e si porta sul 7-1. Sull'ottimo costo di Fabrizio De Regibus, Picasso che va imbacciata e la colpisce. Anche Gigi Grattapaglia in alta semifinale è un ottimo accosto. Emanuele Bruzzone va in bocciata. Colpisce. Ancora sull'ottimo accosto di Fabrizio De Regibus è Picasso che va in bocciata. La vola. Picasso che va in accosto. Boccia ben giocata. Fabrizio De Regibus che va in bocciata. Fallisce anche lui la bocciata. Fabrizio De Regibus ripete la bocciata. Storta e lunga anche questa. Picasso in accosto con la sua ultima boccia. Boccia che gli rimane corta. Un punto in terra e si porta sul 4-2. De Regibus decide di
andare in accosto. Gli fa su il punto, va imbocciata Picasso, imbocciata spettacolare, toglie la boccia di Fabrizio Sola senza carambola e stavolta Fabrizio De Regibus decide di andare imbocciata, colpisce. Picasso che va in accosto, la boccia lì rimane corta. Sulla boccia corta di Picasso va in accosto. Imballa ma fa su il punto. Picasso riesce a fare su il punto. Fabrizio De Regibus colpisce le bocce corte, punto in terra per Picasso che si porta sul 5-2. Nella prima semifinale Gigi Grattapaglia che va in accosto sul risultato di 8-2 a suo favore. Boccia leggermente corta. Emanuele Bruzzone che va in accosto. Fa su il punto. Gigi Grattapaglia che va imbocciata, non colpisce. Va su il punto Emanuele Bruzzone ed ancora Gigi che va imbocciata. Gigi che boccia, colpisce. Emanuele Bruzzone in accosto. Boccia che passa, fa su il punto. Ancora Gigi Grattapaglia che va imbocciato con la sua quarta boccia. La colpisce ancora. Emanuele Bruzzone è in accosto con la sua ultima boccia, tentativo di far su la mano. E così infatti si porta sul 3-8. Fabrizio De Regibus che va in accosto sul precedente accosto di Picasso. Passa e fa su il punto. Picasso colpisce. Fabrizio De Regibus in accosto con la sua ultima boccia di mano. Ancora su il punto. Ancora Picasso che va imbocciata. Colpisce. Fa su il punto e si porta sul 9-3. Gigi Grattapaglia che va imbocciata, colpisce ma non a sufficienza. Emanuele si porta sul 5-8. Picasso che va imbocciata, imbocciata corta, colpisce la sua. Fabrizio De Regibus che va in accosto.
boccia che gli rimane corta. Guarda Fabrizio, che va in accosto. Ottimo accosto. Ancora Fabrizio De Regibor che va in accosto, non essendo riuscito a far su il punto sulla precedente boccia. Adesso gli scappa lunga. Picasso che va in accosto, sul 9-3 a suo favore, punti in terra, due bocce in mano. Boccia questa che gli scappa larga. Picasso, ultima boccia di mano in accosto. Boccia che gli rimane corta. Un punto in terra e si porta sul 10-3. Ancora Fabrizio De Regibus che va in accosto. Fabrizio De Regibus sul pallino salvezza. Colpisce. Gigi Grattapaglia con la sua ultima boccia in accosto, punto in terra. Riesce a fare i due punti e si porta 11-5, quindi Gigi Grattapaglia è il primo finalista della prova Elite Serie A a Saluzzo. Fabrizio De Regibus che va in bocciata, la fallisce, si aggiudica l'incontro per 11-3 Picasso ed è il secondo semifinalista, quindi fra pochi istanti la finale tra Picasso e Grattapaglia. Questa è la storia di persone che lavorano, hanno voglia di fare e costruire. Questa è l'Italia della creatività, del design e dell'eccellenza made in Italy. Sono orgoglioso della mia azienda, delle donne e degli uomini del gruppo Bertolotto. Cammino tra loro e percepisco la passione, l'impegno, l'orgoglio di far parte di una grande famiglia, la consapevolezza di contribuire alla creazione di prodotti unici ed esclusivi. Le nostre porte sono italiane nel DNA, sono uniche, le originali Bertolotto. È impossibile imitarle perché nascono dal talento di importanti designer e prendono forma tra le mani di artigiani competenti. Arriviamo in tutto il mondo con una forza commerciale grintosa. Abbiamo abbracciato una filosofia green che ci ha portati ad autoprodurre l'energia per i nostri stabilimenti ed a ridurre a zero le emissioni termiche. Utilizziamo solo materie prime certificate, perché anche le nostre porte nelle vostre case siano a impatto zero. La soddisfazione del cliente è la nostra missione. Lo diciamo da più di 30 anni ormai. Cambiare le porte ti cambia la casa. Questa non è la trama di un bel film. È la realtà Bertolotto Porte. Inizia la finale del primo prova Elite Serie A. Claudio Bertolotto, sponsor della manifestazione, titolare dell'omonima ditta Bertolotto Porte. Sono in finale Picasso, che in semifinale ha eliminato Fabrizio De Regibus.
Gigi Grattapaglia, che ha battuto Emanuele Bruzzone. Sull'accosto di Picasso, Gigi Grattapaglia che va in bocciata e colpisce. Ottimo l'accosto di Picasso. Ancora Gigi Grattapaglia che va in bocciata e colpisce. Ancora Picasso in accosto. Boccia che gli scappa leggermente lunga. Gigi Grattapaglia che va in accosto. Ottimo accosto, fa su il punto. Ancora Picasso in accosto. Fa su il punto. Gigi Grattapaglia, boccia che lì rimane corta. Quindi punto in terra 1-0 per Picasso. Picasso che rimane leggermente corto. Gigi Grattapaglia ha comunque imbocciata e colpisce. Boccia che gli rimane nel quadro. Picasso che va in accosto. Gigi Grattapaglia imbocciata, colpisce ancora. Ancora un ottimo accosto per Picasso che condiziona ancora Gigi Grattapaglia alla bocciata. Gigi Grattapaglia colpisce semicarò. Boccia che riesce fuori. Ancora Picasso che va in accosto. Boccia appositamente giocata lunga per costringere Gigi Grattapaglia alla bocciata. Gigi Grattapaglia che va in accosto. Buon accosto. Picasso che va in bocciata, colpisce. Gigi Grattapaglia che va in accosto. Boccia che questa volta rimane corta. Picasso fa su il punto. Gigi Grattapaglia che va in bocciata. Colpisce, ma forse boccia che gli rimane corta. Accosto per Gigi Grattapaglia. Balla nella sua. Picasso che va in accosto. Boccia che gli rimane corta e larga. Picasso. E sono due punti in terra che si porta sul 3-1. Picasso ancora in accosto. Gigi Grattapaglia che va in bocciata. In cresta la boccia, la sposta di 50 cm laterale. Gigi Grattapaglia costretto all'accosto. Boccia che gli rimane
forse corta. Gigi Grattapaglia lascia andare la boccia nel tentativo di imbattere sulla sua, non riesce, la boccia gli va lunga. Ancora Grattapaglia che imballa sulla sua. Picasso imbocciata sulle due bocce corte di Gigi Grattapaglia, vola entrambe, ripete la bocciata Picasso, boccia, ne colpisce una ma cattiva, terza bocciata per Picasso, ne colpisce solo una. Rimane punto in terra per Picasso che si porta sul 4-1. Picasso che va in accosto, boccia che viaggia lunga. Gigi Grattapaglia fa su il punto, anche se la boccia è leggermente corta. Picasso va in accosto in tentativo di far su il punto e riesce. Gigi Grattapaglia che va imbocciata sull'accosto di Picasso, boccia giocata corta. Ancora Gigi Grattapaglia che va imbocciata, la colpisce. Ancora Picasso che va in accosto, va su il punto. Gigi Grattapaglia va in accosto con la sua ultima boccia di mano. Fa su il punto. Picasso va in bocciata, forse sulla prima boccia corta. Carambola infatti su entrambe e sono due punti in terra e si porta sul 6-1. Picasso che fa un ottimo costo. Gigi Grattapaglia che va imbocciata, colpisce. Picasso si ripete, va in accosto ed è ancora un ottimo accosto sulla boccia leggermente lunga di Picasso. Gigi Grattapaglia opta per l'accosto, la boccia gli rimane corta. Gigi Grattapaglia decide di andare in bocciata. Colpisce. Picasso fa su il punto. Gigi Grattapaglia va in bocciata. Colpisce. Picasso che va in accosto con la sua ultima boccia di mano. Riesce a fare su il punto e si porta sul 7-1. Sul risultato di 7-1 per Picasso, è Picasso che va in accosto in questa finale del primo prova Elite della Serie A individuale. Gigi Grattapaglia che va in accosto. Fa su il punto. Picasso che va ancora in accosto. Imballa sulla boccia di Gigi Grattapaglia e fa su il punto.
Gigi, Grattapaglia che va in bocciata, colpisce entrambe le bocce, la sua e quella dell'avversario. Quindi ancora Gigi Grattapaglia che va in accosto, stavolta la boccia gli scappa lunga. Ultima boccia in accosto per Gigi Grattapaglia, fa su il punto. Picasso che va in bocciata, colpisce. Punto e terra, una boccia in mano. Picasso in accosto. Due punti in terra e si porta sul 9-1 su Gigi Grattapaglia. Picasso ancora in accosto. E ancora un ottimo accosto. Gigi Grattapaglia che va in bocciata, vola la boccia, colpisce il pallino inutile. Gigi Grattapaglia adesso opta per l'accosto, balla la boccia di Picasso. Gigi Grattapaglia dichiara pallino salvezza. Bocciata che gli rimane corta, manda via tutte le bocce. Picasso in accosto, mano che potrebbe essere decisiva nei fini del risultato. Ottimo accosto per Picasso. Gigi opta per l'accosto nel tentativo di limitare i danni. Picasso che va in accosto, boccia che imballa su quella di Gigi Grattapaglia. Rinuncia a giocare la boccia e prende il punto in terra Picasso e si porta sul 10-1. Picasso in accosto, boccia leggermente corta. Gigi Grattapaglia che va in accosto, fa suo il punto. Picasso che va in bocciata. Bocciata corta, non realizza. Ripete la bocciata a Picasso. Incolpisce. Gigi Grattapaglia ancora in accosto. Boccia che forse non riesce. Picasso con la sua ultima boccia di mano in accosto spinge quella di Gigi Grattapaglia. Quindi punto in terra per Gigi Grattapaglia. Le due bocce in mano. Gigi Grattapaglia. Imballa anche lui sulle bocce corte. Gigi Grattapaglia con la sua ultima boccia in accosto. Questa volta passa, fa due punti e si porta sul 3-10. Gigi Grattapaglia che va in accosto. Ottimo l'accosto di Gigi. Va in bocciata Picasso. In cresta anche lui, punto in terra che rimane per Gigi Grattapaglia. Picasso che va in accosto,
e fa su il punto. Gigi Grattapaglia opta per la costa. Boccia che fa su il punto. Picasso che va in accosta e fa su il punto. Gigi Grattapaglia che va in bocciata, la colpisce, porta via entrambe le bocce di Picasso. Picasso con la sua ultima boccia in accosto. Fa su il punto. Gigi Grattapaglia imbocciata. Due punti a colpire. Colpisce. E Gigi si porta sul 5 a 10. Gigi Grattapaglia in accosto. Ottimo la costa di Gigi. Picasso che va in bocciata. In bocciata. Sposta solo di un 70 centimetri. Picasso che va in accosto. Ottimo il suo accosto. Gigi Grattapaglia che va in bocciata. La fallisce. Gigi Grattapaglia decide il pallino salvezza. Pallino che fallisce. Picasso che va in accosto sul risultato di 11 a 1 a suo favore. Ottimo l'accosto. Picasso in bocciata sull'accosto di Grattapaglia, la colpisce, Grattapaglia in accosto, voce che viaggia bene, fa sul punto, Picasso che va in bocciata, fallisce la bocciata, Picasso decide di andare in accosto, per limitare i danni. Grattapaglia in bocciata. Colpisce, carambola su entrambi, fa due punti e si porta sull'11 pari. Gigi Grattapaglia ha giocato la boccia leggermente larga. Picasso che va in accosto. Fa su il punto. Grattapaglia che va in bocciata. Colpisce. Picasso ancora in accosto. Ancora un ottimo accosto. Gigi Grattapaglia in bocciata, dichiara anche il pallino per andare al tiro supplementare. Ripete la bocciata Gigi Grattapaglia. La fallisce. Si aggiudica l'incontro Picasso su Gigi Grattapaglia per 12 a 11. E si aggiudica la prima prova del circuito Elite della Serie A individuale. Siamo col signor Claudio Bertolotto, titolare dell'omonima ditta Bertolotto Porte, sponsor della manifestazione importante che ha avuto un successo più che sufficiente.
Sì, siamo molto contenti, volevo ringraziare la società Ausilium per aver fatto onore al mio nonno Francesco, che è stato sempre un giocatore di bocce negli anni 30, 40, 50, e quindi insomma era doveroso ricordarlo insomma, con una importante manifestazione come questa, con giocatori di altissimo livello. Soprattutto la presenza notevole, non si credeva di arrivare neanche ai 64, invece si è arrivati a 79, quindi onore. Sì, ringrazio tutti, ringrazio chi ha partecipato, ringrazio la società e il calore del pubblico.